Eccomi di nuovo sul camper da sola, o meglio, siamo io e Teofrasto e sono arrivata di sera, quindi la prima cosa che ho dovuto fare è prepararmi una cena e non farmi mancare mai il mio buon vino vegan. Cosa ho cucinato? Ma semplici spaghetti al farro con pomodorini e zucchine. Ovviamente per riscaldarmi all'inizio ho portato un piccolo scaldino. Al mattino dopo mi sono alzata e la temperatura era freddissima, quindi per prima cosa ho ripreso nuovamente lo scaldino, eccolo qui, l'ho attaccato alla presa anche perché sono attaccata alla 220 all'interno di un'area sosta camper dove mi trovo a Caramanico Terme. Sono sempre qui vicino casa, non mi allontano molto. Alla fine mi sono preparato un bel caffè e mi sono preparata anche del latte al gusto mandorla per farmi appunto la mia buona colazione. Fatto talmente freddo la notte che addirittura la cioccolata mi si è indurita, quasi congelata, e ho fatto un po' fatica a spalmarla sulla fetta biscottata. Vabbè, alla fine me lo sono mangiato lo stesso e non è che ci è voluto molto. Quindi mi sono versata il mio buonissimo latte caldo e il mio buonissimo caffè. Finito di riscaldare, ho preferito spegnere la ventola e quindi sedermi definitivamente in tavola per gustare tranquillamente la mia colazione. Dopo colazione ho aperto la valvola che si trova sotto al lavandino per aprire il gas, ovviamente l'ho aperto prima da fuori. Sono andata alla mia caldaia, la famosa Truma, ho girato la manovella sinistra, ho pigiato il tasto destro e la fiamma, come per incanto, si è accesa. Ho acceso la stufa praticamente perché avevo freddo, in ogni caso poi la notte ho dormito con 4 strati di coperte, da come potete vedere. E poi sono rimasta tutto il pomeriggio in camper perché avevo da fare delle cose al computer e quindi diciamo che ho lavorato. Me la sono spassata un po', ecco, diciamo, da sola, senza pensieri, senza nessuno attorno. Volevo portarmi i miei cani, ma ho preferito rimanere proprio senza impegni. Vi piace l'idea del mandarino? È arrivata l'ora di pranzo e quindi mi sono presa i miei spaghetti di farro, li ho spezzettati e li ho messi in mezzo alle lenticchie. E ovviamente non poteva mancare il mio caffè dopo pranzo. Ciao e benvenuti sul mio canale Vivere Verde Vegan. Se ti trovi qui per la prima volta, io mi chiamo Nati. Lui è Teofrasto, è del 1989 ed un camper vintage. Mi piace viaggiare e amo tantissimo gli animali ed è per questo motivo che ho scelto di rispettarli a tutto tondo per i principi dei loro corpi, che sono per natura gli stessi dell'uomo. In questo canale avrai modo di vedere i miei viaggi e di conoscere la mia cucina salutare, altamente vegetale. Vieni con me. È Natale, o meglio, sta per arrivare il famoso Natale che si festeggia in quasi tutto il mondo e come tradizione vuole in tutti i paesini ci sono i mercatini e qui a Caramanico è pieno di bancarelle
per acquistare oggetti natalizi oppure gastronomia varia. Purtroppo, per quanto riguarda la mia alimentazione, non trovo assolutamente nulla. Pazienza, la fortuna di avere il camper è che mi posso cucinare quello che voglio. Oh, forse qualcosa sì c'è da mangiare, ma sono le solite castagne che trovo ovunque, oppure il mais. Mi sarebbe piaciuto mangiare qualcosa di diverso, ma non fa niente, ci si arrangia. Entrare all'interno dei vicoli è sempre piaciuto, perché sono sempre quelle stradine dove non va mai nessuno. Quando si fanno certe stradine di paese, il caldo arriva anche se fuori fa freddo. E tenete conto che qui c'è anche la neve. Non in questo paese, ma un pochettino più avanti. Continuo con la mia esplorazione. Non è la prima volta che vengo a Caramanico Terme. D'altronde è un paese che sta a un'ora di distanza dalla mia città. Solo che ogni volta che sono venuta mi sono sempre fermata, più delle volte nella piazza principale, nella via principale, e non avevo mai fatto le stradine del paese. Quindi per me arrivare dove sono arrivata in questo momento, come potete vedere, è una bella soddisfazione. E dietro le mie spalle c'è la neve. Da su il castello. Ah, sopra c'è il castello. Sì, ma c'è rimasto niente. È un rudere? Allora non vale la pena andarla a vedere. Quanto è lunga? È lunga la strada? No, la strada che ha fatto lei. La vedi che c'era il cancello grosso? Sì. Ah, ma stare sola praticamente, giusto? Sì. È meglio stare... In questi casi è meglio stare a contatto con gli umani, perché ho paura. Si arriva anche con la macchina, dall'altra parte. Non sono in macchina, sono in camper. Vabbè, la ringrazio, buon lavoro. Salve. Ero convinta di essere entrata all'interno di un castello, perché così mi era stato detto, ma in realtà non lo è. Il castello è molto più su. Mi è stato detto che c'è da fare una strada in mezzo a un bosco, una pineta, e non me ne va di andare da sola, quindi semmai in futuro, chissà, ci ritornerò con qualcuno. In ogni caso, se la cosa può interessarvi, qui a Caramanico Terme ci sono diverse case in vendita. Io non ho i soldi necessari per potermi comprare una casa, mi sono comprato un camper, costa molto meno. Però chi vuole avere una vita in paese o venire soltanto in periodi festivi, non so, passare le vacanze qui, può farlo, perché è veramente per un costo di vendita. Thank you.
Che Caramanico Terme avesse un castello lo ignoravo. È brutto da dire perché, ripeto, è a un'ora di distanza da casa mia. E ogni volta che sono venuta qui venivo per il paese, ma ignoravo totalmente che ci fosse un rudere di un castello. Vabbè, tolta questa piccola parentesi, passeggiando in questa via con tutti questi belle casette con questo mercatino di Natale, ci sono tante cose sfiziose che mi piacerebbe tanto mangiare, ma che purtroppo, ahimè, non fa nel mio caso. Mi piacerebbe mangiarmi un dolcetto, ma fanno tutto a base di latte, scordandosi che magari oltre ad esserci dei vegani ci sono anche degli intolleranti. Comunque, detto questo, la fortuna di avere un camper è che comunque se ti viene voglia di mangiare un qualsiasi tipo di dolce puoi farlo. E io domani mattina voglio fare una bellissima colazione con crepe, banana e Nutella. Piccola correzione, non la Nutella, ma cioccolata a base di soia, rigorosamente senza latte. Chi volesse venire a Caramanico, oltre ad esserci un'area sosta camper che è veramente economica dove mi trovo attualmente io, c'è anche il parcheggio che vi ho appena fatto vedere, però in libera, non è custodito, però è tranquillo come paese. Vicino al parcheggio c'è anche una palestra e c'è anche una piscina comunale, quindi d'estate qui c'è veramente un vivaio di gente. Questo è per spingere un po' le persone a venire un pochettino più in Abruzzo, anche se perché in Abruzzo comunque ci sono tantissime cose da vedere. Nulla da togliere a tutti gli altri paesi d'Italia perché sono tutti bellissimi, ma io ragazzi devo spingere la mia regione. Invece questa cosa qui è una cosa che non sopporto, lo sfruttamento animale. Questo povero cavalluccio pony costretto a dover trainare delle persone perché vogliono andare sulle quattro ruote, come i bambini. I neonati vanno sulle quattro ruote. Ecco, io questo lo trovo veramente una cosa molto vergognosa. Ritorno in camper, anche perché si sta facendo buio, in realtà è presto, è prestissimo. Però non mi va di camminare al buio, il giro che devo fare l'ho fatto, quindi adesso rientro, accendo il riscaldamento e mi rilasso sulla dinette grande perché l'ho sistemato come letto, come un gran divano. E questa sera mi preparerò una cenetta, non lo so che cosa preparerò, vedremo. Sicuramente il vino non mancherà. Intanto guardate questa bellissima immagine. Tutta questa notte non ha fatto altro che piovere tantissimo e anche questa mattina il tempo non è che sia proprio bello bello, ogni tanto c'è qualche spruzzatina di pioggia. Comunque adesso vado a prepararmi la mia crepe, anzi le mie crepe perché ne farò più di una ovviamente, che decorerò con banana e cioccolata.
Gli ingredienti che andrò ad operare per fare questa crepe sono soltanto 3: zucchero, latte di mandorla, ma potete usare qualsiasi tipo di latte, e farina. In questo caso è farina 1, ma anche farina 2, farina 0, 00. Io preferisco un po' una via di mezzo. La farina 1 credo che sia molto meglio, proprio per una questione nutrizionale. Tutto questo in una tazza. Consistenza, la cremosità in questo caso non deve essere né troppo densa e neanche troppo liquida, ma una via di mezzo, più o meno così. Adesso vado ad ungere la padella perché altrimenti potrebbe attaccarsi. La mia non è antiaderente e si potrebbe usare la margarina in questo caso, chi è vegetariano può usare il burro, però io in questo momento mi manca la margarina, pazienza, userò l'olio d'oliva, è comunque buono, non succede nulla, sempre grasso vegetale è. Per far cuocere la parte superiore in maniera più veloce, conviene sempre coprire un pochettino. La mia prima crepe è pronta, proseguo a farne anche altre. Ricordarsi sempre, se non avete una padella antiaderente, di ungere puntualmente ogni volta che si mette giù appunto il, chiamiamola, crema per fare la crepe. La mia colazione è pronta, eccola qui. E adesso stavo pensando anche di fare un'altra genialata. Non che io sia geniale, anzi, tutt'altro. Ho qui delle noci, uno schiaccianoci e metto tutto su. E buongiorno a tutti. Certo è che questa colazione è una vera bomba. Quindi ho deciso che oggi a pranzo non preparo nulla, anzi torno verso casa, anche perché ho da fare diverse cose. E forse se ne parlerà questa sera, una cena, ma una tisana? Forse sarebbe meglio. Sono pronta per partire, per rientrare a casa. Vi faccio una piccola panoramica. Non so, ogni tanto mangio gli scordarelli, battutaccia. Mi dimenticavo di dirvi che in questa area sosta camper c'è tutto, ci sono gli allacci, c'è l'acqua potabile, ci sono gli scarichi, quindi ad hoc. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!